Assolutamente no, ragazzi, assolutamente no. Comunque siamo pronti per collegarci. Hai detto no? Benvenuto dottor No. Benvenuto, dottor. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti amici ascoltatori. Bravo. Dottore, mi scusi. Sì, perché mi hai chiamato? Scusa, mi stavo masturbando di là. Mi scusi se l'ho impugnato. È arrivato tutto trafelato, infatti. Certo, infatti è arrivato. No, ancora volevo... la carta igienica sotto le scarpe. Volevo chiedere, ha un fazzolettino profumato per caso? È pieno, guarda. Come stai facendo prima? Non è più profumato. Ormai no, ormai no. Ma è arrivato il momento, ci colleghiamo. Con storie. Che storia? Che storia? Storie. 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 Storie inutili che non piacciono a nessuno. C'era una volta Veniero, un impavido guerriero, sempre alla ricerca di nuove avventure. Sì, sono impavido! Oh. E anche guerriero! Bravo. Sì. Veniero un giorno era intento a rimettere in bolla il suo pene in erezione, quando una notizia lo assalì letteralmente. Veniero, Veniero! Dica! Ho una nuova avventura per te! Dimmi, donna! Un secondo però che metto dentro il c***o! No! Si chiama Silvano ed è l'oscuro guardiano del cimitero delle marmotte. Temibile. È cattivo e maltratta i cadaveri delle marmotte. No, è per mille arcobaleni. Devo fare qualcosa. Andrò subito da lui. Perspicace. Ma attento, devi sapere alcune cose su di lui. È immortale. Non dire stupidate. Nessuno è immortale. Lui sì, o meglio, le spade non gli fanno niente. L'unico modo per ucciderlo è uno scontro verbale. Come sarebbe? Ha uno strano potere. Quando lo attiva non riesce a smettere di rifare la stessa domanda utilizzando solo parole con la stessa iniziale. Porca miseria, e come faccio a sconfiggerlo? Devi sfinirlo. Devi rispondergli a tono per un minuto esatto. Vai. Nessuno ce l'ha mai fatto. Non è complicato. Avrai la pazienza necessaria? Certo, donna. Ho pazienza da vendere. Ho pazienza persino per aspettare il prossimo triplete dell'Inter nel 2783. Buono. Vado, lo sconfiggo e torno. Vai. Sì. Vai. Oh. E tu, guardiano del cimitero delle marmotte. Ciao, forestiero. Come ti chiami? Ah, vaffanculo. Mi hai rotto le palle con le tue domande impertinenti. Ma cosa? Ma no, è finita. Mi hai resistito solo 3 secondi. Ma le sue domande erano fastidiosissime. Ma ti ha chiesto come ti chiami? Veniero era distrutto. La sua virilità era in gioco e non sapeva come dimostrare alla donna che lui sapeva durare più di 3 secondi. Per fortuna. Allora raccolse tutte le forze necessarie e riprovò a sfidare le malefiche questioni super filosofiche del guardiano. Il nome. Vai, vai. Adesso ce la fa, dai. Carico. Ce la deve fare per forza. Sei un minuto. Fa brutta figura se no, eh. Vai. Neanche il dottor No dura così poco. Ehi, guardiano. Le marmotte morte fanno schifo. Cosa hai detto sulle marmotte, scusa? Le marmotte morte sono ridicole. Ripetilo se hai il coraggio. A morte le marmotte morte. Sai qual è il motto delle marmotte morte? Ah. Sì, sentiamo. Adesso tutte le marmotte morte hanno lo stesso motto. Pua. Sai qual è il motto di molte marmotte morte? Ah ah, marmotte morte. Ma morte dove, scusa? Sai qual è il motto di molte marmotte morte nel Mar Morto? Ma poi, come se fossero tutte morte nello stesso modo. Sai qual è il motto di molte marmotte morte nel Mar Morto mentre mortevano in molti modi molte magnifiche more magicamente mortali? Oddio. Vaffanculo. La vita fa schifo. Torno a rimettere il mio c***o in bolla. Ma perché? Ha perso! Non ce l'ha fatta! Le marmotte morte nel Mar Morto. Allora, se anche voi sapete qual è il motto di molte marmotte morte nel Mar Morto, o se riuscite a ripetere l'ultima domanda fatta, esatto, scrivetecelo sulla nostra pagina di Facebook e vincerete un pelo di ascella di Stefano Sironi, ragazzi. È lungo, eh? Figata.
www.radiostudio.com. Sogno prendere il microfono così. È stato il tuo sogno prenderlo così in radio, però pare brutto. Ma no, che malizioso. La tipa di quel tipo è il mio tipo di tipa. La tipa di quel tipo è il mio tipo di tipa. La tipa di quel tipo è il mio tipo di tipa. È il mio tipo di tipa. È il mio tipo di tipa. Prendere il microfono così. Bentornati con gli Svalvolati On Air. Ci siamo ascoltati storie. Esattamente. Quindi, ma la marmotta morta nel Mar Morto. Non l'ho ancora capito. Marmotta lo stesso? Ma questa è una domanda sensata da porre ai nostri. Incarta la cioccolata anche da morta? Ma perché? Ma perché le marmotte fanno cioccolata? Non l'hai mai visto? Ah già, è vero. Cercano anche la cioccolata. Comunque, se volete riascoltare la nostra bellissima scenetta di storie e tutte le altre nostre scenette... Quando hai detto sto, ho avuto paura. Hai detto storie? Ho detto storie? Ci colleghiamo. Ci colleghiamo subito. Andate su YouTube e lì troverete veramente, veramente di tutto, compreso il dottor No nudo. Sì. Andiamo avanti. Molle. 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 Mollo. Hai detto molle. Detto molle. Mollo? Mollo. Ma che mollo? Comunque, stiamo parlando anche di vacanze. Ovvio, sì, tra le altre. Di vacanze pericolose, meno pericolose, mezzi di trasporto strani. E io mi sono imbattuto in un mezzo di trasporto che ancora non esiste, ma che vogliono farlo. Qual è? Sì. Cioè, un treno. Che tu dici, fino a non quando esiste, un treno. Non esiste, non è vero. Si può fare. Subacqueo. Già, si può fare. Già ci un sono. Po' più complicato, no? No? Ci sono. Che vola? Come no? Sono stretto... treni subacquei. Il tunnel nella manica. Nella manica. Sì, ho capito. Ma è dentro un tunnel. Vabbè, ma grazie al cazzo che è dentro. Ehi, no, questo no. Scemo, questo come no. Questo no. È impossibile. Guarda, che collega la Cina agli USA. Ma cos'è? Scusa un attimo, Antonello. Ora, tu che sei un uomo di mondo. Retto allora, ora dimmi. Pensi Sironi, che non ho neanche bisogno della bolla. Sironi mi sta prendendo in giro. Cioè, questo treno è subacqueo o ha un tunnel? A te, come a tutti gli ascoltatori, adesso vi narrerò le storie di questo bellissimo treno subacqueo. Hai detto storie? Le avventure di questo treno subacqueo. E vi chiarirò ogni singolo dubbio. Chiariscimelo. Quindi, subito questo. Non è ancora realtà. Tuttavia, l'audace progetto presentato dal governo di Pechino lascia letteralmente a bocca aperta. L'idea è quella di costruire una linea ferroviaria sottomarina che colleghi la Cina agli Stati Uniti. Ok. Il percorso dovrebbe attraversare la Siberia orientale, lo stretto di Bering e, di Bering. Raggiungere l'Alaska. In okay. Alaska, famosa perché ci sono i ghiaccioli. Bravo. Il treno del futuro, contratta Cina, Russia, Canada, Stati Uniti, dovrebbe solcare in totale una distanza di circa 12.872 km. Sì, in un'ora poco. Li fai. Sì. Ma tu non mi hai risposto. Questo treno è dentro un tunnel?
o alle rotaie no, sul come fondale. Fai a costruire un tunnel alle rotaie sul fondale? Ma sei fuori. Non può avere, secondo me non può avere le rotaie sul fondale. Qua c'è anche un palazzo sott'acqua, quindi non è credibile. Allora, ascoltami un attimo. Ma poi se ha, non se è possibile che è nell'acqua, raga. Se ha, come fai a costruire? Anche perché sarebbe una profondità troppo alta e verrebbe compresso. Hai capito? Anche il ponte. Esatto. No, il ponte invece dentro avrebbe l'aria che gli esatto. dà anche quel volume. No, anche il treno. Viene pressurizzato come scusami, gli aerei. Ma se il treno viaggia, zio, l'acqua è troppo dura da penetrare. Hai detto come dura? Come attrito, sì. Ci colleghiamo. Con ha il detto, tuo ha no. detto sia dura che penetrare. No, no, dura? No, comunque, io mi sono informato. Leggevo che i mezzi di costruzione di un tunnel sono, e sarebbe troppo costoso, mandarli così tanto in profondità. Sì, ma come fa a far andare un treno nell'acqua? È troppo. C'è troppo attrito. Non c'è. Ok, attrito su. Però muoverti sarebbe, nell'acqua è molto più difficile. Sarebbe di traiettoria nell'aria. Magnetica. Cioè i binari sarebbero quelli magnetici. Non, è, uh-huh. non ci sarebbe attrito. Quindi tutti i pesci vicino a quella ferrovia tutti attaccati ai binari. Sì. Perfetto, perfetto, perché? Perfetto. Perché? E puoi aprire i finestrini lì. E non credo. Capra ignorante. Comunque arriva troppo cattiva. Arriva cattiva. Vabbè, comunque vedremo nel 2013 quando verrà realizzato. Sì, esatto. Anche perché tu se ti siedi in Cina, ora che arrivi, che fai le tappe Russia, Canada, Stati Uniti, devi solcare 12.872 chilometri sott'acqua. E ora che arrivi sono un pezzo di merda. Ecco. Proprio te lo dici. Esatto. Infliggi, dici, perché io non devo prendere un aereo? È comodo per i pendolari. Perché non devo prendere un aereo della Cina agli Stati Uniti quando ci metto 6 ore per mettercene 72 sott'acqua? Scusa, ma tu dove abiti? A Pechino. Dov'è che lavori? Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles, easy. Pendolare. Sì. Poi nel tragitto tiri fuori una bacchetta, ti fai anche il fritto misto. Il fritto misto, perché? Tiri fuori la bacchetta, fai vero, spiedino vero, e dopo te lo grigli davanti lì. Te lo grigli. Sì. Hai detto grigli. Hai detto grigli. Grigli. Comunque, un altro spazio molto desiderato è quello spaziale. Giusto? Uno spazio desideria. Allora, io l'ultima volta con lo spazio ho avuto dei problemi. Perché hai avuto dei problemi? Hanno occupato il tuo spazio? Guarda, una mezz'oretta fa ho avuto dei problemi. Hai incontrato un buco nero. Bravo. Ah sì? Mi piacciono i buchi. Allora, viaggi nello spazio, come potete aver capito. Come potevano mancare nella lista dei modi più strani di viaggiare, i viaggi extraterrestri ormai diventati quasi realtà, sai che ormai provano, abbiamo anche una nostra spaziatrice. Salutiamo la nostra spaziatrice. Cugina della barra. Infatti. Cosa ridi? Sì, non ho capito dove stiamo arrivando. Neanch'io. È presente la spaziologa. Ah, sì. La spaziologa. Che si chiama? Caterina. Salutiamo Caterina, grande Caterina. Ma cosa stai dicendo? Non si chiama Caterina. Sironi dopo ce lo dice come siete si chiama. Capre ignoranti. Il cognome è Cristo Fetti. Cristoforetti. Cristoforetti, è vero. Grande Cristo. Allora, ci sono tante aziende che stanno progettando l'aereo razzo. E bisogna di cui non ce ne importa un razzo. Per andarci è abbastanza costoso perché costa $95,000 per il momento. Vabbè, sì, spiccioli. Però naturalmente, come tutte le cose, anche i primi treni li pagavi tanto e adesso con poco. Adesso più sono di realtà, perciò perché non ci dovete credere? Quindi, amici ascoltatori, no, non è quello. Tu me li lanci ogni volta. Volete acquistare un biglietto per lo spazio? No. Sullo Svalvolati Store potete trovarli. Esattamente, esattamente. Opzione famiglia, 72.000 euro per 4 biglietti. Esatto, oppure se non volete l'opzione famiglia, partecipa al concorso Svalvolati On Air. Sul nostro Svalvolati Store potete trovare tutte le indicazioni. Esatto, e se non vuoi esatto cosa? Che cazzo ne so. E se non vuoi il pacchetto famiglia, cazzi tuoi. No, non è vero, abbiamo anche il pacchetto single, ti diamo una brasiliana insieme.